Certo, come è noto, in Italia ogni città, ogni paese, ogni borgo ha le sue eccellenze enogastronomiche e le sue tradizioni culinarie. E in questo Sogliano non fa eccezione. Certo, anche Sogliano i suoi prodotti tipici, due varietà locali di ciliegie, carni e salumi nostrani con animali allevati al pascolo, miele artigianale, erbe officinali, ma qualcosa di eccezionale a Sogliano c'è. E consiste in una serie di prodotti che devono la loro particolarità a una caratteristica precisa, la preparazione. Preparazioni complesse, a volte sorprendentemente originali, che richiedono molto tempo e che sono state tramandate per molto tempo, per generazioni e generazioni. Ma per capire a fondo certe cose bisogna un po' immergersi nell'atmosfera. Allora andiamo a fare un giro nel Museo della Civiltà Contadina. Vedete? Qui troviamo attrezzi che hanno smesso di essere usati in tempi relativamente recenti, qualche generazione fa, ma che sono stati usati, fabbricati in modo praticamente identico, quelli sì, per generazioni e generazioni, per secoli, per non dire per millenni. Ma è un museo questo, non si tocca. Soprattutto non può sperare di trovare cibo. E a proposito, per esempio, come si diceva, delle preparazioni. Preparazioni singolari. Parliamo del formaggio di fossa. Si prendono i formaggi, li si infila in un sacchetto di panno e li si depone in una fossa, cioè in una sorta di cisterna di roccia arenaria che prima deve essere preparata, vi si brucia paglia per sterilizzarla e per togliere l'umidità e poi viene coperta di nuovo di paglia. Paglia sostenuta da un'impalcatura di canne verticali. E così rimane il formaggio a stagionare normalmente per 3 mesi. Dopodiché viene sfossato, cioè tolto dalla fossa. È un procedimento le cui origini sono abbastanza misteriose, ma che è attestato fin dal 1400. Quindi ci arriva direttamente dal Medioevo. Con questa lavorazione il formaggio perde siero, perde grasso, diventa più digeribile, ma soprattutto acquisisce un gusto inconfondibile, un aroma intenso, delizioso, con una nota piccante. Qualcosa di veramente unico. Ma cosa fa lei qua? Ma da dove è entrata? Sto cercando il formaggio di fossa! Ma cosa viene nella fossa per cercare il formaggio di fossa? Sì! Ma venga fuori, per favore! È una mina vagante questa qua! Venga fuori! E poi, dal forte al dolce. Prodotti talmente particolari che non hanno neanche un nome in italiano. Conservano il nome tradizionale in dialetto romagnolo, la saba. È mosto messo a bollire a lenta, lentissima cottura per molto tempo. Finché diventa denso. E allora si può usare per insaporire i dolci, per fare granite anche, oppure per metterla direttamente sul pane. E poi il mastlas, il mastellaccio sarebbe tradotto in italiano. È un vino primaticcio che viene fatto uscire dalla botte prima che la fermentazione sia del tutto avvenuta. E così rimane dolce e profumatissimo. Ma il prodotto principe di questa singolare categoria è senz'altro e-savour, tradotto sarebbe il sapore, una sorta di marmellata che richiede una preparazione lunga e molto elaborata, in cui sono presenti mosto d'uva, ma anche mele, mele cotogne, pere, frutta secca. I contadini anticamente lo conservavano gelosamente in piccole damigiane, era la loro riserva di energia per i lunghi e freddi mesi invernali. Ma è ancora lei? Non ci credo.
Ha trovato da mangiare, finalmente. Cos'è il savour quello? È molto buono, vero? Sì, col formaggio si mangia, esatto. Così è veramente, eh? Com'è? Sì, beva qualcosa, sennò si strozza. Ecco, un po' di vino. No, quella è saba. Ma cosa fa? Beve la saba? No, ma no, ma non si beve la saba. Si spalma. Si spalma sul pane, sul formaggio. È come una glassa, no? È densa. Vabbè. La saluto, la lascio, la sua abbuffata ormai pantagruelica, così, senza freni. Arrivederla. Quando si parla di Romagna e di gastronomia, c'è un alimento che è assolutamente principe con il suo potere simbolico e evocativo, la piadina. Bene, ma come veniva cotta anticamente? Su un oggetto molto semplice e molto antico, la teggia, in dialetto romagnolo, cioè la teglia. Ecco, a Montetiffi, Maurizio Camilletti e Rosella Reali, marito e moglie, portano avanti l'antica tradizione del fare teglie, preservando un'arte antica di secoli, se non di millenni. Gli ingredienti che servono sono pochi e semplicissimi: acqua, argilla, calcite. E i due tegliai raccolgono personalmente l'argilla e le pietre da cui ricavano la calcite. E, come assicurano loro, nella teglia non c'è scarto. La cenere diventa concime e i frammenti di teglie rotte diventano distanziatori per le teglie fresche da cuocere nel forno. In questo semplice disco di terracotta si preserva una tradizione molto, molto antica. Allora, senta, io volevo una teglia per da gas. Che dimensioni posso prendere? Ma io sarei sui 30 centimetri. 30 centimetri. Tipo questa che va sto. Va bene, va bene. Senta, poi invece per il primo utilizzo c'è qualche avvertenza particolare? Niente acqua, solo una manciata di crusca. È già in dotazione, è già qua dentro. Perfetto. Scusate se vi interrompo. Ecco, noi vorremmo filmare il grande Maurizio Camilletti. Lei, signora, mi entra sempre in inquadratura in maniera anche... Senta... Io sto comprando una teglia da Camillocci, no? Lasci stare. Compro la mia teglia e poi me ne vado. Va bene? Ho capito, però è due ore che sta a chiacchierare qui. Se lei si sposta un attimo, 5 minuti, noi filmiamo Camilletti e poi... Senta, io sono venuta in taxi da Sogliano. Sono venuta apposta a Montetiffi per comprare la teglia. Mi dia 2 minuti, compro la teglia e poi me ne vado. Ma voglio dire, ma ci vuol tanto? Vabbè, ma le chiedo un minuto. Scusi, lei chi è? Io sarei la voce narrante, veramente. Allora narri, che io compro la teglia, va bene? Vabbè, allora faccia come se il video fosse il suo, prenda il sopravvento. Bravo, facciamo una cosa. Io compro la teglia e poi prendo il sopravvento. La teglia di Montetiffi. Eccola qua, finalmente me la sono comprata. Su questa teglia, sapete, si può cuocere di tutto. No, non proprio tutto, perché la carne non si può cuocere, ma si può cuocere il pesce, la verdura e certamente l'elemento principe da cuocere sulla teglia di Montetiffi è la piada romagnola. Ho ricevuto un sacco di mail, un sacco di richieste che mi chiedevano qual era la ricetta originale della piada romagnola. Vi do una notizia. Non esiste la ricetta originale della piada romagnola. E chissà, pensavo l'altro giorno, che cosa avrebbe detto la Minghinina, che è la sdora protagonista di un celebre racconto di Marino Moretti, scrittore di Cesenatico, a vedere che oggi, per esempio, lo strutto viene sostituito dall'olio, qualcuno aggiunge un po' di lievito, qualcuno aggiunge addirittura le uova, e chissà che cosa avrebbe detto, forse si sarebbe scandalizzata. In ogni caso, resta il fatto che la piada viene fatta in ogni casa in maniera diversa e ogni casa ha il suo segreto che ha acquisito negli anni per renderla più morbida, per renderla più fragrante, più gustosa. In ogni caso, quando verrete in Romagna, sappiate che la piada la troverete diversa a seconda del luogo in cui vi troverete. Per esempio, nella Romagna del Sud, Rimini, Riccione, la piada è tonda,
e ovviamente sottile e abbastanza grande, mentre per esempio diventa un po' più spessa, ma sempre grande, abbastanza, come diciamo come questa, come la teglia di Montetiffi nel Ravennate e nel Cesenate, a Forlì si rimpicciolisce un po', ma rimane sempre spessa, fino ad arrivare all'Appennino, dove la piada diventa piccolina e spessa. La piada romagnola. La piada romagnola è un patrimonio infinito, è il cibo della compagnia. Pensate che io ho pronte le pratiche per chiedere che venga dichiarata patrimonio dell'umanità. Voi direte, è un po' troppo. Ma non è troppo. No, non è troppo, perché la piada esiste da sempre. Se ne sono occupati fior fior di letterati. Pensate che Giovanni Pascoli, in un celebre poema, dialoga con sua sorella Maria e le indica come fare la piada con le erbe. E dice, cara Maria, settaccia bene la farina sul tagliere e facciamo il pane dei poveri. Che si fa in casa? Ecco che una nuvola candida si depone sul tuo capo. Il mio mucchietto di legna già ardi, allora pongo, appoggiandolo su due mattoni, il testo di terracotta. Ora tu nella farina metti un po' d'acqua e un pizzico di sale, poi, con le tue mani morbide, modelli bene la pasta e poi la spiani. La allarghi ed eccola liscia come un foglio e grande come la luna. Ora con le mani aperte vieni verso di me, la adagi delicatamente sul testo caldo e ti allontani. Io la giro, questa luna, e attizzo il fuoco sotto finché il calore la fa stridere e rigonfiare l'imbolle. Ed ecco che l'odore di pane invade la casa, ma attenzione, non è pane, è la piada. Il pane dei poveri, degli umili, il pane del contadino che si cuoce in compagnia e si comparte dividendolo in croce. È il pane della libertà, sdegnato dal forno, il pane che si mangia in cerchio, ognuno il suo quadrello. Ai più grandi un po' di più, abbastanza per nessuno. Ma la mamma ne ha sempre un pezzetto per tutti. E poi infondiamo un rivolo d'olio in una teglia e vitritiamo fino fino un vivace spicchio d'aglio. Ora poniamo la teglia sulla brace ardente e controlliamo lo sfrigolio per qualche minuto. L'olio canta, mormora sommesso ed un vapore acre e profumato si spande per la stanza. Intanto le erbe, amare, si riposano caldissime in un tondo e gli versiamo sopra il flutto inebriante dell'olio che sfrigola. E racchiudiamo il tondo in un canovaccio grosso e pulito. Piada con le erbe, è tutta la Romagna. Questo scrive Giovanni Pascoli, ma devo dirvi che io, ve lo devo confessare, non disdegno di aggiungere nella piada anche qualche salume, il salume di maiale, che in Romagna è centrale. Per noi il maiale è tutto. Pensate che col maiale si fa tutto, noi non rinunciamo mai al maiale. E vi do una notizia, il maiale è per tutti, perché in Romagna il maiale è un vegetale.